Bello a tutti e benvenuti su Geek Island, io sono Sasha ed oggi non andremo a giocare a niente, ma andremo a fare con, 10 anni di ritardo più o meno, con i trend di YouTube, un unboxing di cosa? Di Siran, l'action figure di Siran, di Dark Souls 1, uno dei 4 cavalieri di Lord Gwyn. Io sono emozionatissimo perché sono passati 6 mesi da quando ho fatto il preordine più o meno, circa quasi, e io direi di iniziare ad andare a usare questo bellissimo taglierino per sbroxarla, perché la voglio vedere ed avere tra le mie mani. Eccoci qui col pacco davanti di First 4 Figures, non è un video sponsorizzato ovviamente, me la sono comprata con i miei soldini, ahimè, purtroppo direi anche. Quindi inizierei a sbroxarla, mi sono preso anche un taglierino fighissimo che lo sto agitando da inizio video, andrei a tagliare tutto con calmissima prima di rovinare la scatola, visto che dovrebbe essere l'exclusive edition, non ne sono certo perché non mi ricordo, sono passati sei mesi dal preordine, quindi io direi di andare proprio a toglierla dalla scatola, proprio gentilmente, suadentemente direi. Sono contentissimo. Adesso non so la tecnicità del video come sarà, visto che anzi questi tanto poi sistema Audrey che è lì dietro, è lì dietro la telecamera, io direi di fare così, venga, allunghi le manine, visto che sua madre grazie a Dio gliene ha fatte 3, quindi già io la vedo da qua dietro, non so voi cosa vedete, la stessa cosa che vedo io, non è vero, voi la vedete più bella perché la mia c'è soltanto il disegno stilizzato di Siran. Non ho mai capito se si dice Siran o Siran. Fa niente, non importa. Come si dice? Non mi ricordo. Nemmeno io. Però, nel mentre, volevo dirvi che ho preso questa perché, cosa facevo? Me ne privavo. C'ho già Soler, c'ho già Ornstein, c'ho Artorias e c'ho Sif. Quindi, la SD Collection è la mia preferita, oltre ad essere quella che costa meno. Diciamoci la verità, non è vero, perché una di queste sono più o meno 300 euro, tra spedizioni e tutto, è anche la più pucciosa e carina, diciamoci la verità, piuttosto che quelle in quelle 1-1, mettiamola così, rispetto anche ai disegni originali. Qua mi sono dimenticato di tagliare, quindi, allora, questa qua poi alla fine dei conti si può anche buttare, questa scatola, quella esterna, ma è quella interna che devo farvi vedere quanto è fica. Valletta? Allunghi le manine, guardate che bella, questa qua è la numero 90, tra le altre cose, non so se c'era già scritto davanti, ma è veramente, veramente sensuale, suadente, ve la farei vedere così, guardate che bella, tecnicamente voi da qua dovreste, credo, vedere un po' tutto. Spero che si veda un po' tutto da lì. La scatola, comunque, se si prendono le exclusive edition, le scatole sono tutte così. Sono veramente belle. Altrimenti ci sarà soltanto la scatola interna e poi c'è anche qualche piccola differenza nell'action figure vera e propria. Sono fatte in resina. Adesso con calmissima. Col calmissimo, anzi questa la lascio qua che fa arredamento, così, tac, guardate a favore di camera, e dentro qua c'è l'altra, come vedete questa è la numero 90 fatta, sono tutte numerate, ed ora ve la faccio vedere, là, qua spostiamola un po' di qua, non so se, anzi non credo che si vedranno, non credo che entreranno in camera, io non l'ho ancora vista, tra l'altro la state vedendo voi, non dovrebbe essere aperta tecnicamente, infatti non lo è, ma c'è il disegnino, io nel mentre continuo a sbroxare. Porco cane, porco canissimo, là. Perfetto, bisogna essere molto delicati con queste cose. Allora, la valletta mi ha fatto notare che ci sono scritte qua le differenze praticamente che c'è tra l'exclusive edition e l'edizione, quella, la standard, e ci sarà un piccolo memorial, una piccola lapide credo, di Artorias, per Artorias,
o di Artorias, of Artorias credo sia di, ok, e un fiore bianco lasciato da Siran, sulla grave, quindi la lapide, sempre quello. Ok, vabbè, qua c'è tutta pubblicità che possiamo lanciare lì, perché tanto poi la valletta la raccoglierà. E io direi di andare con le mie manone da gorilla, come direbbe il buon Giorgione, a tirarla fuori molto delicatamente, a chiudere qua. E sì, no, questa volta hanno cambiato anche la confezione. Solitamente c'è la doppia confezione, quella standard, a volte mi è capitato di trovare. Io così sono impallato di roba? No, posso andare avanti. Ho finito di litigare con lo scotch, quindi adesso possiamo andare ad aprirla. Vediamo se l'ho aperta bene tutta. Sì, là. Quella madonna, è da montare? Non mi è mai capitato. Sono sempre state montate tutte. E io direi che andiamo proprio... perché questa è più complicata rispetto alle altre che voi credo che avrete già visto. Ci sono le doppie spade, perfetto. Io direi che vado a montarla e ve la faccio vedere. Ed eccoci qui con l'unica donna dei quattro cavalieri di Lord Gwyn, quindi Siran, bella che è montata. Come vedete dai dettagli è veramente veramente bella, è curatissima, è pesantissima, anche se devo essere sincero, è veramente pesante. Io perché prendo sempre da First World Figures? Perché non sono mai rimasto deluso. Le loro SD sono veramente fantastiche, il prezzo può spaventare, ma la qualità che ne deriva è veramente veramente alta. Per me sono degli ottimi acquisti, fino ad ora non ne sono mai rimasto deluso. Quindi io adesso andrò a posarla insieme ai suoi altri quattro amici e la lascerò lì in bella vista mentre faremo le live su Twitch insieme alla mia valletta, quindi la Valchirie ansiosa, nonché Audrey, che tra un po' dopo mi picchierà per quello che sto dicendo. E niente, non mi rimane che salutarvi. Se questo episodio, diciamo questo extra così, vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Bella.